fantasma di Almenno. Perché chiese fantasma? Almenno ha di per sé già 6 chiese, 3 storiche, il santuario della Madonna, San Giorgio e Santa Maria della Consolazione alias San Nicola, più la parrocchia, la chiesa parrocchiale di San Salvatore, la chiesa di Maria Bambina all'Opera Pia e la chiesa di San Girolamo ai Cappuccini. Però ci sono anche 2 chiese che in epoca storica sono state presenti sul nostro territorio e di cui ora abbiamo per una i ruderi, e quello dove siamo adesso, e per un'altra delle tracce. E noi vogliamo far conoscere queste 2 chiese che sono state presenti nel nostro territorio, la loro storia, perché sono, adesso non ci sono più. Per questa storia che ci apprestiamo a raccontare ci avvaliamo della preziosissima collaborazione dello storico del nostro paese, il professor Paolo Manzoni, già autore di vari libri sulla storia del paese, e chi meglio di lui ci può raccontare la storia di questi 2 edifici fantasma. Noi siamo davanti al rudere della chiesa di San Gregorio. Questa chiesa qui, Paolo, si può dare un'ipotetica data di costruzione? E perché fu dedicata a San Gregorio? Allora, innanzitutto dobbiamo collocarla nel suo posto di origine per capire perché proprio qui è sorta questa chiesa di San Gregorio. E siamo nella contrada anticamente chiamata Trimagna, esattamente a Capodrigo, e in Trimagna il vescovo di Bergamo aveva dei possedimenti, dei terreni che dava ai suoi feudatari qui ad Almenno. E quindi aveva edificato all'interno una chiesa dedicata a San Gregorio. La sua esistenza, oltre che al rudere che noi ci è rimasta, è documentata anche da alcuni scritti. Il più antico è dell'anno 1169 e è una pergamena in cui il vescovo Guala dona ai canonici di Sant'Alessandro la cappella della Beata Vergine Maria con la sua parrocchia costruita infra Villam dell'Emine, quindi a Villa d'Almè, Villam dell'Emine. E un'altra chiesa in onore di San Gregorio, edificata extra predetta Villam, quindi al di fuori della predetta villa, in Salecto, insieme ai loro beni. Siccome in nessun altro documento antico di quel periodo si nomina la chiesa di San Gregorio, gli storici hanno pensato che chi aveva trascritto, aveva tramandato la notizia, avesse sbagliato a leggere. Invece di leggere San Gregorio, era da leggere San Giorgio. E quindi fino a 40 anni fa, si pensava che quello fosse il più antico documento di San Giorgio. Un errore di trascrizione? L'errore di trascrizione non era stato fatto. Perché l'errore di interpretazione? Il canonico Luppi, che è il più grande storico del Settecento della Bergamasca, che ha fatto 2 grandi libroni dove raccoglie tutte le pergamene, aveva scritto San Gregorio. Ah, e per cui era San Gregorio. Tutti gli altri hanno detto, no, è sbagliato, non è San Gregorio, è San Giorgio. E attribuivano questa pergamena a San Giorgio. Invece era una chiesa seccante questa. Invece è veramente esistito San Gregorio. E poi c'è la fotografia della pergamena, dove nella prima riga c'è scritto, no, che l'atto notarile che viene redatto in questo documento è scritto Apud Ecclesiam Santi Gregori, e non si può leggere assolutamente qualcosa di differente. Quindi al documento del 1169 si aggiunge questo secondo documento del 1232. Cioè, perché prego. Poi uno potrebbe dire, vabbè, casualmente saltano fuori 2 volte San Gregorio. C'è un terzo documento dell'anno 1398 in cui la famosa cronaca di Castello Castelli si parla di un agguato teso ad un certo Asa del Ponte di Clanezzo, ucciso mentre veniva verso l'Emen ad opera di alcuni guelfi che citazione, no, avevano preso il campanile di San Gregorio di l'Emen per tendergli l'insidia. Quindi si trova, è una cosa importante perché ci indica chiaramente che questo qui che è stato ucciso veniva da Clanezzo Mezzo. Lungo la strada che andava almeno, quindi proprio qui dove appunto si trova San Gregorio. Ah. E quindi questi 3 documenti confermano in modo sicuro, diciamo inconfutabile, l'esistenza di questa chiesa. Questa chiesa fino a quando ha svolto il suo ruolo effettivo di chiesa, e perché poi è andata in rovina
e abbandonata? Allora, nel 500 era ancora, diciamo, usata. Nella visita pastorale del vescovo Soranzo viene chiamata Cappella di San Rocco, perché in quel periodo c'era la peste, sì. San Rocco era il patrono degli appestati, c'era grande devozione, no, per San Rocco. Difatti nei quadri che riguardano San Rocco viene sempre rappresentato col cane e col bubbone. Esatto, però in documenti posteriori del 600 si viene a sapere che la chiesa invece è in rovina e alcune persone fanno dei testamenti perché vogliono restaurare la chiesa che si trovava a Capodrigo e dedicarla alla Madonna dello Spasimo, cioè la Madonna Addolorata. Quindi questi lasciti in denaro però non vengono utilizzati e quindi la chiesa, questa cappella va progressivamente decadendo. La chiesa va in rovina. Va in rovina. Crollano anche i muri allora. Una decadenza dovuta al tempo, all'incuria. All'incuria e agli agenti naturali anche, vento, acqua, roba del genere. Però cosa succede? Negli anni 1970, diciamo nella seconda metà del XX secolo, qualcuno ha un'intuizione, o ha letto quei testi che ci hai detto tu prima, o ha l'intuizione che qui c'era stato qualcosa, e va e ricerca. Chi era quella persona? Cioè io lo so, però tu sei molto più autorità di me a parlare di Don Angelo Rota. E come fa a trovare questi ruderi? Allora, c'è quella fotografia a cui accennavo prima, in cui si vedono chiaramente questi ruderi. Esatto. E lui in parte, diciamo così, erano in gran parte coperti, però si poteva individuare questa forma absidale. Quindi lui poi ha liberato i ruderi, li ha restaurati nella parte alta e per evitare che andassero completamente perduti, ha anche coperto con una gettata di cemento armato per proteggere dagli elementi naturali. Esatto, poi però ha fatto uno sbaglio, nel senso che ha ritenuto questo edificio dedicato a San Pietro, perché c'è una pergamena dell'anno 867, come si dice in quella lapide lì, che si nomina la Basilica di San Pietro ad Almenno, nel territorio di Almenno. Di Lemine, nel territorio della Lemine. Di Lemine. E lui ha pensato che fosse questa, in realtà è San Pietro di Arzenate. A Barzano, insomma. A Barzano. E quindi, secondo questa sua interpretazione, ha fatto sistemare questo altare, ci ha messo l'ancona, che è tutto materiale di recupero, e anche questo affresco dove appunto ci ha messo San Pietro. San Pietro non c'entra niente. Non c'entra niente, no? Con no. L'edificio non c'entra niente, no? Perché si tratta di San Gregorio e non di San Pietro. Secondo te questa chiesa qua, questa ex chiesa, è valorizzata? Quando c'era il vecchio parroco, Don Gianangelo Morelli, aveva una certa... Passione artistica. Passione artistica, è il nipote di Don Monsignor Chiodi. Monsignor Chiodi, e quindi aveva passione, tutte queste cose ci teneva, no? Gli aveva interesse, quindi si era ripristinata la messa qui nel giorno di San Gregorio Magno e si veniva a celebrare la messa. Adesso invece è un po' dimenticata, un po' di tempo che non si fa più niente. L'unica funzione è la processione di Maria Bambina. Ah, la processione di Maria Bambina. Un rudere di un edificio così storico, sbaglierò, però se ci venisse non tanto, ma due o tre volte all'anno a fare qualche cerimonia religiosa, sarebbe anche valorizzare prima di tutto il lavoro di Don Angelo Rota. Perché l'impegno che ci ha messo penso che non sia secondario. L'impegno che ha avuto nel ritrovare questa cosa qui, che si credeva scomparsa, è notevole. Sì, l'ha salvata. L'ha salvata. Altrimenti sarebbero rimasti documenti che dicevano che c'era, che era sulla strada per andare, no, tra Clanezzo e Almenno, ma... Anche perché questo abside, quello che stiamo a vedere, dove siamo davanti noi, è originale. È datato più o meno nono secolo dopo Cristo. Questo qui è... Romanico. Romanico, per cui se il primo documento XII secolo c'era già sicuramente. Prima non sappiamo però quale sia stato il momento della costruzione vera e propria. No, quello no.
ecco. Ulteriormente non esistono documenti. Anche perché prima dell'anno 1000 trovare dei documenti effettivi della nostra zona non è poi tanto facile. Non solo la nostra zona, anche di Bergamo, cioè è andato tutto distrutto con... Allora c'è un vescovo Arnolfo, vescovo di Bergamo Arnolfo, agli inizi del... dopo l'anno 1050, che si è messo contro l'imperatore. In quell'occasione lì ha assediato Bergamo, rasa al suolo si può dire. E ha distrutto tutta la documentazione che c'era. Per cui è rimasto pochissimo. Ecco perché la difficoltà degli storici a ritrovare fonti. E adesso recchiamoci alla seconda chiesa fantasma, che è quella di San Romolo. Dopo aver parlato di San Gregorio, siamo a parlare di San Romolo, una chiesa ancora più fantasma della prima, di cui si è incominciato a ipotizzare l'esistenza negli anni 2000 più o meno. Siamo qui sempre col professor nostro storico Paolo Manzoni, che ci spiegherà San Romolo. Quello che si sa tramite i suoi scritti, lui ci dice che era presente 500 anni prima dell'attuale San Giorgio in cui ci troviamo, che era una chiesa longobarda. Su cosa basi queste tue affermazioni? La spiegazione dell'esistenza della chiesa di San Romolo e il rimando ai Longobardi, innanzitutto sta nel nome, perché San Romolo è un santo molto amato dai Longobardi, che secondo tradizione è vissuto in Pannonia, l'attuale Ungheria. Ecco, che è appunto la casa natale dei Longobardi. Da dove sono venuti i Longobardi, quindi hanno portato qui da noi questa devozione. Quindi un primo collegamento con i Longobardi l'abbiamo nel nome. Poi c'è una cosa molto interessante, una scoperta interessantissima, non molto interessante, fatta recentemente, di una tomba all'interno della chiesa di San Giorgio. E uno dice, ma che cosa c'entra San Giorgio con San Romolo? Io penso, nella mia poca conoscenza della cosa, che San Romolo sia stata abbattuta per fare spazio a San Giorgio. San Giorgio è cresciuta, è stata costruita sui ruderi di San Romolo, ma essendo più grande, quello che era rimasto di San Romolo sotto, essendo più piccola, con gli scavi viene a galla. Sappiamo che per tradizione gli antichi romani e i popoli barbari che erano entrati nel territorio dell'impero romano, le tombe le facevano all'esterno degli edifici di culto, e quella tomba che è stata trovata probabilmente era proprio all'esterno del muro di San Romolo. Allora, quella tomba che è all'interno della chiesa è fondamentale per affermare l'esistenza di una chiesa precedente a San Giorgio. Però già anni fa erano stati fatti dei lavori all'esterno, sul fianco nord della chiesa di San Giorgio, e avevano trovato anche lì delle tombe con alcuni elementi, diciamo così, che potevano richiamare al tempo, a un tempo molto molto antico. Però questa nuova prova della vita, dell'esistenza di una chiesa antecedente prima di San Giorgio, ormai è evidentissima. Il primo documento che parla di San Romolo è una pergamena dell'anno 867. 867, che quindi epoca, Carlo Magno 800, epoca carolingia addirittura. In questa pergamena dell'anno 867 il vescovo di Bergamo Garibaldo scambia una terra con un certo Petrone Depressionico. L'appezzamento che il vescovo cede a Petrone è di proprietà de Basilica Santi Petri, che è edificata in fundo Lemeno, quindi è della Basilica di San Pietro. Quella famosa di Arzenate che parlavamo prima. Esatto. È una terra campiva che si trova ad Anala, molto importante questo toponimo, ad Anala, nello stesso vico Lemeno, quindi nel paese dove allora c'erano le case, e che confina, e questa è la cosa più importante, a mattina con San Romolo, a mezzogiorno similmente con San Romolo. Ah, per cui il confine di quella terra che il vescovo dà a questo Petrone era hanno qui, come confine la chiesa di San Romolo. Era ad Anala. Cosa è Anala? Questo dovrebbe essere il titolo esatto della chiesa precedente a San Romolo. Dicatum est San Romolo in Anala. O ad Anala, capito? Perché Anala? Perché è importante la parola Anala.
è una parola in uso ancora in Val di Magna, perché poi mi sono documentato. La Nala a Costa Imagna, la Nala a Santo Mobono, la Nala di Rote a Bedolita, la Nala di Sciupì a Bedolita, le Nale Gemelle a Costa Imagna. Ma cosa voleva dire la Nala? La parola Nala è Anala. La parola Nala significa, questi dati che io ho riferito sono presi da un libro di geologia, caverne, dei pozzi naturali. Quindi Nala sono località esistenti tuttora in Val di Magna che sono come degli inghiottitoi, delle doline che danno accesso a delle gallerie, a dei pozzi molto profondi. Quindi Anala uguale pozzo. Per esempio, guarda, qui c'è la definizione, Nala del Roccolo, descrizione, frattura tettonica formata da due pozzi. Quindi Anala, Nala uguale pozzo. Si sa dai documenti che la contrada di San Giorgio era chiamata la contrada del pozzo. Ah, quello non lo sapevo proprio. In tutti i documenti a San Giorgio dove in contrada del pozzo. Quindi la contrada del pozzo è Anala, praticamente. Il vecchio toponimo Anala è stato sostituito dal nuovo toponimo Pozzo, che poi è stato sostituito da Ad Santum Georgium, che è quello che abbiamo a San Giorgio. Per cui facciamo la somma delle cose, dell'assioma 1 più 1 più 1 uguale 3. Dunque la tradizione longobarda della tradizione di San Romolo, il documento del vescovo che dice che il territorio venduto confinava a mezzogiorno, cioè a nord, e ad est con San Romolo e poi ad Anala, Anala che vuol dire pozzo, il lemma Anala tradotto nel linguaggio attuale vuol dire pozzo, e la contrada che c'era intorno a San Giorgio, la contrada del pozzo, per cui 1 più 1 più 1 uguale 3. Quindi San Romolo stava nella contrada del pozzo. Ostrega! E adesso abbiamo le prove. Adesso abbiamo la prova. Perché tu ritieni così importante quella tomba trovata? Allora, innanzitutto è una tomba eccezionale, perché ci hanno deposto un personaggio di una statura di 2 metri. Ah, un personaggio imponente. Quindi, ma anche importante, anche importante. Come, perché proprio accanto alla chiesa non era un servo della gleba, doveva essere anche un personaggio importante della zona. E anche le pietre, come sono disposte le pietre che cingono, diciamo, sono pietre belle, squadrate. Ben allineate. E un'altra cosa eccezionale è il fondo della tomba, perché invece di essere poggiato sulla nuda terra, c'è una lastra unica, ancora in pietra. Quindi è un personaggio molto importante. Di rilievo. Per di più, che proprio adiacente alla tomba c'è un muro che corre ed è più lungo, molto più lungo della tomba, quindi vuol dire che prosegue. Allora, le due cose si combinano. Seppellivano i defunti o dentro le chiese o subito fuori. E quindi quello è il muro di una chiesa. È il muro di una chiesa. Allora, davanti a un ritrovamento del genere, l'idea di sollevare tutto il pavimento di San Giorgio, che di tutta la chiesa è l'unica cosa non antica, perché è un pavimento in cotto, questo qui è recente. 1955. Del 55. Sollevare tutto il pavimento per vedere cosa c'è sotto, secondo te, varrebbe la pena? Sarebbe necessario. Non varrebbe la pena, sarebbe addirittura necessario. È un'occasione unica, perché si potrebbe trovare in perimetro altri elementi, magari altre tombe. Andando, magari seguendo l'idea di quel muro. Certo. Cavoli, che lavoraccio che verrebbe su. Qui servirebbe veramente l'intervento dei beni culturali. Sì. Anche perché si parla di una costruzione, secondo i tuoi dati, San Giorgio cos'è, dell'anno 1100 più o meno? Ecco, c'è un'altra possibilità, che io la butto lì, perché poi le ipotesi alla fine sono importanti. Tutte le verità nascono come ipotesi, poi si trovano le cose che conferma, diventano verità. Perché potrebbe essere anche una fantasia, ma non è detto. Potrebbe essere che la chiesa di San Giorgio, non quella che è di adesso, ma una chiesa di San Giorgio esistesse già 400 anni prima di quella attuale. Per il semplice motivo che i Longobardi,
usavano le titolazioni, multiple, le dedicazioni multiple. Per cioè, cui non potrebbe essere la chiesa di San Romolo e San Giorgio insieme? Esatto, che quella, quella chiesa antica si chiamasse di San Giorgio e di San Romolo. E nel documento dell'867 si ricorda solo San Romolo. Anche perché per le popolazioni molto, per le popolazioni guerriere, San Giorgio era un santo importante, perché era il santo della cavalleria che uccideva il drago, della monarchia longobarda. Era il patrono della monarchia longobarda? Certo. Ah, quello non lo sapevo. Quindi potrebbe essere quindi che San Giorgio, una chiesa di San Giorgio esistesse già nel VII secolo, quindi 300-400 anni prima. Poi era più piccola, andata in rovina. Ecco, però nell'867 doveva essere ancora una ben tenuta. Perché... Sì, perché se è citato in un documento, se è citato in un documento ufficiale, vuol dire che aveva una sua importanza. Era importante. E probabilmente era di proprietà del vescovo. Come probabilmente poi è stata abbattuta per fare spazio alla nuova chiesa. Sì, quando nel 1150 circa il vescovo... Si dice che sia stato il vescovo Gerardo. Ah, Gerardo. Gerardo ha ricostruito San Giorgio nel posto dove c'era la precedente chiesa di San Romolo. Allora, cosa è successo? È successo che... Ha coperto le tracce di quello che c'era prima. Quello che c'era. Permetti, Paolo, se io e te andiamo alla tomba ritrovata e la mostriamo anche a chi ci vede. Sì, perché è davvero una cosa talmente unica. Cavoli. Quella lì, quella sotto è una lastra di granito, però. No, è una pietra, pezzo unico. Un pezzo unico. Come doveva essere pezzo unico anche quello che coprì il coperchio. Però è talmente quasi a livello del pavimento attuale che probabilmente l'avevano già scoperta. E difatti, se non ci sono nessun resto, esiste solo la tomba in quanto tale, vuol dire che è stata saccheggiata. Sì, sì, avevano portato via già tutto. Peccato perché... Avrebbero trovato anche perché i Longobardi avevano molta artigianeria, di oreficeria, argenteria. I popoli barbari, Unni, Longobardi, così, avevano proprio una tradizione di oreficeria. Sempre li seppellivano con le armi, tra l'altro. Sempre con le, anche quello. Gli Unni erano come oreficeria erano i migliori. Avevano una tradizione orafa, gli Unni. Dovrebbero fare causa agli storici per come li hanno trattati.